Buonasera e benvenuti a questa edizione del TG 2000. Vediamo subito insieme i titoli di oggi, giovedì 8 agosto. Fano celebra i 40 anni dalla storica visita di Papa Giovanni Paolo II con una serie di iniziative speciali. Presentato il Festival Nazionale Il Bel Canto Ritrovato. Il Muraglia Calcio Pesaro si prepara al campionato di prima categoria, la presentazione della squadra. A Urbania inaugurato il nuovo campo di pickleball. Alla casa Raffaella Urbino la mostra Il grande è sempre fatto del piccolo, viaggio nell'esposizione con l'artista e curatore. Apriamo la serata di oggi con una tragica notizia da Tavuglia, dove una notte di sangue ha scosso l'intera comunità. Un uomo ha perso la vita dopo essere stato accoltellato al cuore durante uno scontro avvenuto nei pressi di una palazzina lungo via San Giovanni attorno alle ore 22. La vittima, Ditrian Idrizi, 37 anni, residente a Riccione, ha riportato 3 ferite, una al cuore, una all'altezza della milza e un'altra sul torace. Secondo le prime ricostruzioni, Idrizi si era recato a Tavuglia per riscuotere un credito di 5.000 euro da una famiglia di connazionali, accompagnato da altre persone e armato di bastoni. Durante la colluttazione, uno degli aggressori ha colpito alla testa un residente della palazzina, scatenando una violenta reazione. Uno dei presenti ha impugnato un coltello, infliggendo 3 fendenti al petto di Idrizi. Nonostante la corsa disperata all'ospedale Ceccarini di Cattolica, l'uomo è morto poco dopo il suo arrivo. In mattinata circa 30 tra parenti e amici della vittima si sono presentati davanti all'ospedale per vedere la salma inaccessibile, poiché oggetto di indagine. Le pressioni hanno costretto i sanitari a chiamare nuovamente i carabinieri. Gli altri partecipanti allo scontro sono stati portati all'ospedale di Pesaro con ferite giudicate guaribili. Le indagini sono ancora in corso, condotte dai carabinieri e coordinate dalla procura di Pesaro. Le ipotesi di reato includono omicidio, tentato omicidio e lesioni gravi. Al momento nessuno è stato arrestato e gli inquirenti stanno cercando di chiarire i contorni dell'omicidio e identificare il responsabile. Proseguiamo volgendo particolare attenzione alla nuova truffa online della finta polizia postale. Il Codacons lancia l'allarme su un raggiro ben orchestrato che potrebbe svuotare i conti correnti dei malcapitati. La frode, che ha già colpito un amministratore di condominio di Acireale, utilizza numeri di telefono e nominativi di forze dell'ordine reali, inclusi dipendenti bancari. I truffatori, fingendosi militari, segnalano presunti movimenti sospetti sui conti correnti, chiedendo alla vittima di collaborare alle indagini. Durante la truffa, la vittima viene invitata a usare il programma Assistenza Rapida, consentendo ai criminali di accedere al computer da remoto. Da qui i truffatori simulano una verifica sui conti, portando la vittima a autorizzare bonifici istantanei che svuotano i conti bancari. L'avvocato Carmelo Sardella del Codacons avverte: non fornite mai dati sensibili per telefono, anche se sembrano richiesti dalle forze dell'ordine. Nessuna banca o polizia chiede operazioni sui conti correnti, telefonicamente o online. Chiunque sia stato vittima di questa truffa può contattare il Codacons per assistenza via email o chiamando il numero a disposizione. Voltiamo ora completamente pagina per un'importante celebrazione che riguarda la città di Fano. Sono state presentate le iniziative per commemorare i 40 anni dalla storica visita di Papa Giovanni Paolo II. Capiamo insieme come si è scelto di ricordare ed onorare l'eredità del pontefice. L'arrivo in elicottero al seminario, la messa davanti alla gremitissima spiaggia di Sassonia, il viaggio in peschereccio fino al porto e soprattutto l'abbraccio ai pescatori fanesi. Questo e molto altro fu la visita di Papa Karol Wojtyła del 12 agosto 1984, un evento che lunedì, dopo 40 anni esatti, sarà ricordato dal Comune con una serie di iniziative in collaborazione con la diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola. Tra i principali promotori dell'iniziativa il consigliere comunale Luciano Cecchini, che ha illustrato i programmi della giornata.
Il giorno ormai è risaputo, è il 12 agosto, tre momenti, abbiamo pensato appunto a tre momenti. Uno il mattino alle 6:30 con la celebrazione sempre nel piazzale ex Rastatt, poi la giornata intera, pranzo e cena al Pesce Azzurro con il menù del Papa ad un prezzo speciale a 10 euro e alla sera dalle 21:30 sempre ex Rastatt una serata ricordo con un intervento musicale di Patrizia Orciani e il suo maestro e soprattutto con delle foto e video anche inedite e anche una intervista non stop con il mitico Carlino che è stata la persona che ha seguito diciamo l'evento Papa Wojtyla Fano 40 anni fa e appunto ci dirà alcune cose inerenti all'evento. Una giornata indimenticabile come per me che l'ho vissuta 25enne quella volta e spero anche per voi, ma soprattutto per chi non l'ha vissuta, vuol dire che siete più giovani, capitate appunto al Rastatt e tramite filmati, tramite i racconti potete vivere questa giornata memorabile per la nostra città. Per me è stata un'emozione unica perché innanzitutto inaspettata, no? Sai, vedere il Papa a un metro di distanza fa un certo effetto visto che lo si vedeva solo per televisione e poi ecco, una persona straordinaria, molto affabile, molto simpatica, molto semplice, era questo Papa Wojtyla per me. E torniamo ora sul tema e sulle complessità generate dalle mucillagini presenti in mare. L'assessore allo sviluppo e promozione delle attività legate alla pesca Francesca Frenquellucci ha incontrato una delegazione di lavoratori del comparto pesca di Pesaro. Perché come evidenzia Golletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata alla tutela delle coste e delle acque italiane, è importante monitorare e contrastare i fenomeni che minacciano la salute dei nostri mari, tra cui appunto la mucillagine presente nell'Alto Adriatico. Il fenomeno aggravato dall'eccesso di nutrienti provenienti dall'agrozootecnia ha avuto un impatto significativo sulla stagione della pesca, danneggiando le reti e i motori delle imbarcazioni. L'amministrazione comunale di Pesaro ha dunque richiesto alla Regione Marche di prevedere indennità di risarcimento per i pescatori colpiti e sta valutando progetti strutturali come l'installazione di un impianto per la fornitura di ghiaccio. L'assessora Frenquellucci ha annunciato un incontro con le cooperative e i pescatori privati di Pesaro per discutere delle opportunità offerte dai futuri bandi regionali e per sviluppare ulteriori iniziative a sostegno del comparto pesca, che coinvolge circa 50 famiglie e rappresenta una risorsa economica fondamentale per la città. Restiamo ancora a Pesaro per scoprire di più sulla presentazione del Muraglia Calcio Pesaro, che competerà nel campionato di prima categoria. Nella stupenda cornice del centro Ledimar, siamo sull'Ardizio a Pesaro, il Muraglia si presenta per la prossima stagione agonistica. Ha vinto un campionato e adesso si riparte. Presidente, sì. Logicamente la gioia è tanta, ma non c'è tempo da aspettare. Bisogna guardare avanti. Un salto dalla seconda alla prima categoria, ma con fermi propositi di mantenere quelli che sono i progetti della società. Certo, grazie. Intanto hai fatto bene a rimarcare questa cornice. Ringraziamo subito l'associazione sportiva che ci ospita, l'associazione sportiva Impara e Crescendo che ci ospita per questa presentazione, diciamo che è il primo appuntamento di questa nuova stagione. Siamo reduci da una vittoria del campionato che ci ha dato entusiasmo, ci ha dato molto credito e soprattutto riconoscimento dei nostri meriti e quindi ecco, siamo pronti ad affrontare con grinta e con tanta energia questo nuovo campionato. Tanta voglia di far bene, dopo 28 anni che non si raggiungeva un risultato come questo, adesso è arrivato, ma ho detto, il progetto del Muraglia non cambia, i giovani al centro. Sì, così come lo scorso anno, dove abbiamo messo in vetrina tanti giovani, che sono stati i protagonisti e hanno reso possibile la vittoria del campionato, ricontinuiamo anche quest'anno dando opportunità ai ragazzi. Gran parte sono del nostro settore giovanile, quindi ecco, puntiamo, la nostra mission è questa, lavorare dai piccolini, dal settore giovanile,
cercando di portarli in prima squadra e cercando di fare bene nei campionati l'anno scorso in seconda e quest'altro in prima categoria, cercando di una salvezza che è il nostro obiettivo prioritario. Marco Bellucci è il nuovo allenatore del Muraglia Calcio. Arrivare in una squadra che ha vinto un campionato, che ha la voglia di ripartire con slancio, certamente è un compito non facile, ma se tu hai accettato questo incarico, io credo che hai fatto le tue considerazioni, Marco. Sì, io penso che il progetto che il Muraglia, che la società metterà i giovani al centro, sia un'ottima cosa, soprattutto in questo momento. E è vero che venire dove qualcuno ha già vinto non è facile, però l'entusiasmo che ho visto e l'energia che i giovani hanno e che possono dare mi è stato da stimolo per accettare questa avventura e questa sfida. Giancarlo Sperandio da quest'anno è il vicepresidente, anche lui ha potuto godere di una vittoria e portando il suo entusiasmo che gli è innato cerca di animare questa prima categoria che non sarà così facile da poter portare avanti perché sappiamo bene che è una categoria dove ruotano giocatori che sanno di calcio. Sì, questo è vero, bisogna stare un po' coi piedi per terra anche perché noi abbiamo molti giovani del settore giovanile che dobbiamo portare avanti e crederci molto. Quindi dovremmo fare un campionato un po' di sacrificio, però io penso con la volontà, con lo spirito di gioco che hanno i nostri ragazzi di superare alcuni ostacoli. E sarà tra Fano, Pesaro e Urbino che dal 16 agosto al 21 di settembre tornerà il bel canto ritrovato. Il Festival Nazionale alla sua terza edizione dedica a Lauro Rossi il primo concerto anteprima di venerdì 16. Entriamo nel vivo dell'evento con il nostro servizio. Dal 16 agosto al 21 settembre nei teatri e luoghi storici delle Marche torna il Festival Nazionale Il Bel Canto Ritrovato, la bella iniziativa che ha l'obiettivo di riscoprire e recuperare il patrimonio musicale di uno dei periodi maggiormente floridi del melodramma italiano, la prima metà dell'Ottocento. Il progetto di recupero parte da un'idea di Rudolf Kolm ed è stato subito trasformato in festival da Saul Salucci, presidente e sovrintendente dell'Orchestra Sinfonica Rossini. Dopo Pietro Generali e Luigi Ricci, il main composer di questa terza edizione sarà Lauro Rossi. Per celebrare l'anno di Pesaro, capitale della cultura, si è deciso di nominare anche un secondo compositore su cui concentrare l'attenzione. Si tratta di Nicola Vaccai, tolentinese di nascita ma pesarese d'adozione, a cui saranno dedicati diversi appuntamenti. Presentata oggi alla stampa la terza edizione del Festival Nazionale Il Bel Canto Ritrovato. È un festival in crescita. Quest'anno ben 11 appuntamenti tra presentazioni, conferenze, concerti pianoforte, concerti con orchestra e opera. Saranno 4 le città interessate dagli spettacoli: Pesaro, Fano, Urbino e Fabriano. Diciamo che qui al Teatro della Fortuna di Fano, dove abbiamo presentato l'intero palinsesto, ci sarà il debutto degli appuntamenti musicali proprio il 24 agosto, che è stato indicato come il giorno compleanno di questo teatro. Proporremo l'opera di Lauro Rossi, main composer di questa edizione, l'opera La Casa Disabitata, un'opera che ebbe una grande fortuna, debuttò al Teatro alla Scala, 34 esecuzioni consecutive e poi un po' alla volta finì come tanta bellissima musica del primo Ottocento nel dimenticatoio. Compito nostro, mio e soprattutto del dottor Rudolf Kolm, quello di indagare, a cercare queste bellissime musiche per riproporle alla cittadinanza e ai tanti appassionati. Il 25 agosto invece il profilo Nicola Vaccai, per il secondo main composer di questa edizione, compositore nato a Tolentino ma di autoelezione cittadino pesarese, compositore che era stato definito da Rossini il più grande esperto dell'organo vocale al mondo, è famoso ancora oggi per il suo metodo che tutti i cantanti che frequentano i conservatori affrontano all'inizio della propria formazione. Compose tante opere e in questa
questa serata insieme all'Orchestra Rossini proporremo arie da questo repertorio. Tutto si può trovare sul sito ilbelcantoritrovato.it, social, Facebook e Instagram, ma anche tutto nel sito dell'Orchestra Sinfonica Rossini e sempre in quei social, perché l'orchestra è diciamo, l'organizzatrice nonché interprete dell'intero festival. Breve focus ora sul quartiere Torraccia, che potrebbe presto vedere lo sviluppo di nuovi servizi e negozi di vicinato grazie a una mozione presentata dai consiglieri comunali di centrodestra. La proposta punta alla flessibilizzazione urbanistica per rispondere all'aumento della popolazione nella zona, che ha visto la costruzione di molte nuove abitazioni senza però un corrispondente sviluppo di servizi. Perlomeno così riporta l'opposizione. Michele Radealli di Fratelli d'Italia, che ha illustrato l'iniziativa insieme ai consiglieri di centrodestra, auspicano una convergenza favorevole di tutto il Consiglio Comunale per offrire servizi primari e spazi sociali in un quartiere che ne risulta attualmente privo. E ci spostiamo alla casa natale di Raffaella Urbino per la mostra Il Grande è sempre fatto del piccolo, un'affascinante esposizione che scopriamo ora insieme attraverso le parole dell'artista e del curatore. Il Grande è sempre fatto del piccolo, una mostra, un'installazione qui alla bottega di Giovanni Santi alla casa di Raffaello dal 10 di agosto al 29 settembre. Come è nata questa mostra? Allora, è nato un progetto che abbiamo cominciato già tanti anni fa in realtà, però perché all'inizio c'è un progetto di spettacolo. Spettacolo che si chiamerà Teatro di Verzura, e allora, come Lisa è artista visiva, abbiamo deciso, io ho invitato Lisa a fare parte di questo spettacolo, non solo per fare l'allestimento scenico, però anche per fare parte dello spettacolo nel senso del performativo, e abbiamo deciso di organizzare una mostra qui a Urbino. Elisa è venuta in residenza a maggio, ha fatto tante ricerche sulle piante di questa regione delle Marche. Infatti la mostra parla di erbe spontanee, piante, piccole parti di un ecosistema grande, perché appunto il piccolo è molto importante in relazione con tutto ciò che è intorno. Parce que je suis intéressée par les choses qui sont presque invisibles et qu'il y a énormément d'espèces. Dunque il progetto quasi di far vedere queste cose che sono piccole, che sono quasi invisibili e che hanno una caratteristica abbastanza comune, però che sono di una grandissima importanza. E farle vedere nell'ambito di una mostra è anche una possibilità quasi di fare come un zoom su queste cose che non si vede, però alla fine si dà attenzione. E l'artista Elise pensa che l'attenzione è veramente la base quasi assoluta, nel senso che se si dà attenzione si dà anche una specie di interesse o di empatia per queste cose di cui abbiamo assolutamente la necessità. Abbiamo accennato a uno spettacolo, una performance teatrale. Una parte di questa performance si terrà anche qui ad Urbino. Sì, allora, in realtà dunque tutta la mostra è la preparazione del futuro spettacolo che si chiamerà Teatro di Verzura. Noi a settembre, il 22 di settembre, presentiamo il bozzetto di scena, l'ho chiamato io così, però abbiamo parlato di questa idea di fare un bozzetto per una cosa che in realtà è uno spettacolo, nel Giardino Pensile del Palazzo Ducale. Questo spettacolo è un'opera lirica e che è dedicato al Settecento, alla musica italiana del Settecento, musica vocale, però su pezzi che sono tutti collegati con la rappresentazione della natura e più precisamente delle piante. E allora è tutto un discorso, un'idea di come si fa vedere a quest'epoca la natura, o quello che si pensa che la natura, a un momento dove si capisce che l'umano prende tutto il potere, e oggi attraverso lo sguardo di Liz che riapre tutta questa discussione, prova di cambiare o di quasi di come dire, invertire la relazione per avere una cosa molto più in una specie di armonia. Dunque si verrà questo spettacolo nella prima fase al 22 settembre ad Urbino qua.
Quindi per una riflessione su ciò che è piccolo, sulla natura e su questo equilibrio, sono tutti invitati qui alla bottega di Giovanni Santi alla Casa Raffaello dal 10 di agosto al 29 settembre. L'ingresso è gratuito e nella giornata dell'inaugurazione sarà anche possibile incontrarvi. Sì, sì, assolutamente. Le giorno dell'inaugurazione, bien sûr, on sera là. Noi siamo lì, sì. Lì sarà lì. E après alle 5 l'apertura della mostra, saremo felicissimi di avere voi tutti di Urbino e della regione marchigiana qua per scoprire questo lavoro bellissimo. E poi una mostra, se possiamo ancora dire, che ha sostegni molto importanti internazionali del Belgio, di Lussemburgo, dunque è una cosa, diciamo, è un grande lavoro, lo dico per rispetto per l'artista. Quindi vi aspettiamo qui alla Casa Raffaello. Vi aspettiamo in tutti i casi qui alla Casa Raffaello. Anche a Urbania spazio allo sport con l'inaugurazione del campo di pickleball, una novità sicuramente entusiasmante per gli appassionati dei giochi all'aria aperta. Vediamo di più. Il Marco Ducale in Urbania, oltre ad essere un luogo di pace, di tranquillità, di ristoro, è anche un luogo dove si pratica sport. C'è la piscina, c'è il tennis ed adesso anche un'altra attività, quella del pickleball, uno sport nuovo, forse inventato. Ma sindaco, dobbiamo dire che questa è una novità importante perché coinvolgerà poi tanta gente, non proprio gli atleti in particolare, oltre agli atleti anche gente normale che vorrà divertirsi. Sì, Urbania riesce a essere sempre vivace, dinamica e stare dietro, insomma, anche alle novità, sportive e sociali come quella che andiamo a inaugurare oggi, un'attività insomma inserita all'interno delle strutture tennis di Urbania qui al Barco Colonia, che va a implementare l'offerta sportiva e sociale. La BCC del Metaur sempre disponibile a venire incontro, questa volta al Circolo Tennis Urbania, che chiede un contributo per creare una nuova struttura, e la banca del Metauro, come sempre, risponde. Dottor Medeo. Sì, effettivamente l'inaugurazione di stasera di questi campi sono un po' il coronamento, diciamo, di una serie di finanziamenti importanti che la banca di credito cooperativo del Metauro ha dato alla società tennis, ma soprattutto avendoli costruiti in una struttura pubblica a tutta la cittadinanza del comune di Urbania. È partito il finanziamento con il rifacimento del tappeto del campo sintetico interamente e poi con il finanziamento totale di questi due campi. Questo è un intervento che noi abbiamo fortemente voluto, innanzitutto perché il Circolo Tennis di Urbania è un po' il punto di riferimento di un territorio più ampio nel quale noi operiamo. Questi due campi sono i primi campi, mi dicono, dell'entroterra che vengono realizzati, perché questo pickleball è uno sport relativamente nuovo. Gli unici campi che ci sono attualmente sono a Marotta, mi dicono, e questi qui sono qua invece nel nostro entroterra. E anche per dare un servizio in più a tutta la popolazione. Ecco, cerchiamo di capire prima di tutto chi potrà, diciamo, essere attratto da questo nuovo gioco, da questo pickleball. Allora, innanzitutto è un gioco che arriva dall'America, dove l'ha già spopolato e sta già spopolando, e il bello di questo gioco è che può permettere a tutti di giocare, dai ragazzi di 12 anni anche alle persone fino ai 60, 70, fin quando sono attivi fisicamente. Quando tra i quattro c'è un'ottima conformità è possibile divertirsi e permette a tutti di giocare insieme e di fare i colpi e di passare una bella serata insieme. Dopo il paddle, dopo il tennis? Diciamo che ancora il gioco deve prendere piede, perché ancora è un gioco arrivato adesso, però a maggio, quando abbiamo tra virgolette iniziato a far conoscere questo sport, già la gente è molto entusiasta e speriamo che continui, via.
ancora un gioco che è arrivato da poco, speriamo bene per il futuro. Vincenzo Padovani, delegato provinciale della federazione, un nuovo sport, una nuova disciplina potremmo dire, si inserisce qui in Urbania, nell'entroterra, una grande novità. È un'attività nuova, comunque già nota anche in altri stati, è ben praticata e la federazione l'ha subito assorbita come ha fatto con il paddle, ora ha rinnovato lo statuto e c'è anche il pickleball come nuova disciplina. Io come delegato della provincia di Pesaro Urbino sono felice che Urbania sia stato tra uno dei circoli primi nelle Marche. C'è qui da noi, c'è Urbania e c'è la Baratof, e difatti anche loro sono riusciti a fare quello che è il Road to Torin, che è un bel torneo e ha portato tanta attività e tanta frequentazione. Alberto, cerchiamo anche di informare come si accede a questa struttura per poter giocare. Ci siamo iscritti a questo gestionale, un'applicazione scaricabile in tutti i telefonini o nei tablet, si chiama One Sport, e tramite questa è possibile prenotare comodamente da casa, arriva a guido a noi la prenotazione, si arriva qui e si cerca l'ora, si cerca la data che uno preferisce, molto semplice. Abbiamo cercato di aggiornare non più con il foglio, la carta, ci siamo iscritti a questa applicazione. Abbiamo dovuto fare anche un corso, quindi è stata anche complicata capirla, ma in realtà per l'utente è molto semplice e molto intuitiva da poter prenotare. E chiudiamo con uno sguardo agli eventi e agli appuntamenti dei prossimi giorni. Per la rassegna concerti d'estate d'organo, venerdì 9 agosto, ore 21:15 a Santa Maria Nuova di Fano, il secondo appuntamento che ospita l'organista messicano Pineda Gomez. Il concerto, che gode del patrocinio dell'Ambasciata del Messico a Roma, presenterà anche interessanti musiche del repertorio organistico messicano e sudamericano, in prima esecuzione in Italia. Ancora venerdì 9, ore 21:15 all'Arena BCC di Fano, in scena Gli Classici, Odissea dei Promessi Sposi in una notte di mezza estate. Con la sapiente regia di Paola Galassi, il San Costanzo Show si cimenterà nei classici della letteratura. Il Centro Culturale Monier organizza in data 9 agosto alle ore 21 a Urbino, nella suggestiva cornice di Piazza Rinascimento, una serata dedicata alla migliore musica d'autore italiana, dal titolo La Sera dei Miracoli. Una notte in Italia, ma non solo. Verranno eseguiti brani di Dalla, Fossati, De Gregori e buona parte della musica d'autore per offrire una serata variegata ed affascinante. A Gradara, romanticismo, fascino della storia, Novecento saranno i protagonisti di questo weekend estivo con le serate musicali e l'escape room di Zanvettori, ultimo proprietario del castello negli anni 20. Sabato 10 agosto doppio evento con il picnic notturno alla Rocca per Candele sotto le stelle e il Borgo dei Desideri. Domenica 11 il concerto Un pianoforte sotto le stelle del Misano Piano Festival. Domenica 11 agosto Monte L'Abbate renderà invece omaggio alla memoria della famiglia Scipioni Donati, perita nell'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema il 12 agosto 1944. La breve cerimonia si svolgerà presso il cimitero comunale alle ore 9:15 e prevede una preghiera del parroco, la deposizione di una corona di alloro sul cippo commemorativo, un omaggio floreale da parte dell'associazione Avis e un breve ricordo delle vittime. Ricordiamo infine che a partire da domenica 11 fino al 14 di agosto Urbino sarà animata dalla Festa del Duca, manifestazione d'eccellenza della città alla sua 42esima edizione. Quest'anno il programma sarà incentrato sull'evento storico Un matrimonio per la pace fra i Malatesta e i Montefeltro. E per questa sera è tutto, vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia, vi lasciamo le previsioni del Meteo 2000 e vi auguriamo un buon proseguimento di serata qui sul canale 18. Previsioni per venerdì 9 agosto. Cielo in prevalenza sereno. Venti deboli variabili con locali brezze, mare poco mosso. Temperature stazionarie.